Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo, come letto dal titolo, di un progetto molto molto importante per tutti quelli che hanno come me un impianto solare fotovoltaico. Ragazzi, ma perché? Perché ultimamente abbiamo visto delle catastrofi che hanno colpito davvero davvero tanto il mondo del fotovoltaico. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Parliamo della grandine. Sì ragazzi, grandine. Se ci fosse una grandinata di quelle record, o anche una mediocre grandinata, c'è possibilità che i nostri pannelli solari fotovoltaici si spacchino, ok? Ci sono vari modelli di pannello solare. C'è quello che ha la cover in plexiglass, quello che ha la cover in una plastica molto più soffice, perciò si linea, però comunque ragazzi, in generale con le grandi grandinate possono, come già abbiamo visto ragazzi da varie foto, video, servizi ed EDG, grandi danni. Ma non solo i pannelli ragazzi, perché quando grandine in quel modo c'è danni per tutto. Quindi, come risolvere il problema grandi? Okay. E c'è chi dice: io faccio l'assicurazione, mi assicuro, pago 100 euro all'anno, se dovessi avere problemi basta comunicarlo a loro e mi danno un rimborso spese così da cambiare. Ok, va bene, ci siamo. Correnti di pensiero per l'impianto solare fotovoltaico di Fox. Ragazzi, è una rete flessibile, resistentissima, che appunto mi permetterà di tenere sempre sotto protezione i miei pannelli da qualsiasi cosa che possa piovere dal cielo. Tu mi dirai: Fox, ma questa soluzione è migliore della polizza assicurativa? Ragazzi, guardate, guardate e ditemi voi. Questa soluzione fisicamente, ok, mi proteggerà il mio impianto. La grandine cadrà, arriverà su questa rete, ok, e non mi colpirà assolutissimamente i pannelli. Già testata la resistenza, anzi vi faccio vedere questa rete come si comporta. Eccola qui, guardala, provo a sfondarla, ma ragazzi è più che impossibile. Cioè, stiamo parlando di un materiale davvero davvero tecnologico, resistentissimo, e che ti può aiutare davvero nel proteggere il tuo impianto. Tu mi dirai: come ti è venuta questa idea? Come mi è venuta? Ragazzi, perché io quando ho una fissazione in testa faccio di tutto per trovarne soluzioni. Ho passato i tiranti, che sono questi, ok? Ho i tiranti in acciaio, 1, 2, 3, 4 tiranti in acciaio. Ragazzi, si andranno poi a posare le reti, ok? E reti che vengono ben tirate, stirate, così da formare una tettoia. E tu mi dirai: Fox, ma sei stato scemo, perché da questo momento in poi avrai perdita di produzione. Ragazzi, non è così, anzi vi posso dire una cosa: come da progetto questo upgrade mi permetterà e mi sta permettendo di migliorare l'efficienza dell'impianto. Perché? Perché così facendo i pannelli solari fotovoltaici non bruceranno, non surriscalderanno più come si surriscaldavano prima. Perché sì, è vero, perderò una piccola percentuale di luce e lo vedremo più avanti, faremo le misurazioni con un luxmetro, uno strumento atto a misurare la luce, ecco, tramite quello io farò vedere, prove alla mano, che la differenza da senza rete e con rete è piccolissima, ma quella piccolissima differenza non mi
ha fatto avere perdite in potenza, in produzione, perché io continuo ancora a produrre energia a go-go, ma mi ha migliorato l'efficientamento dei pannelli perché, ripeto, non si surriscaldano, una cosa tanto tanto interessante. Sotto in descrizione, ragazzi, io vi lascio il link dove trovate la rete e vi metto anche altri accessori che io ho utilizzato in questa installazione. Se volete replicarlo, sono ben lieto di seguire i vostri lavori. Mandatemi le foto, mandatemi video sulla mail e io, se volete, li pubblicherò anche sui miei canali social. Con una spesa, ragazzi, di non oltre 300 euro, io ho materialmente, fisicamente protetto a go-go i miei pannelli solari fotovoltaici. Tu mi dirai, Fox, io non ho il tempo di fare quello che hai fatto tu, gli faccio una polizza assicurativa e me ne vado cantando. Fai, fai, fai. Io non vado d'accordo con le assicurazioni, non trovo, perché so sempre che ti cercano delle scuse per non pagare, per pagare meno. Poi parliamo di impianti off-grid, ragazzi, è sempre un fai da te, perciò devi anche trovare l'assicurazione che ti assicura un impianto off-grid fai da te, ok? E questo è uno dei tanti problemi. Poi mi dirai, Fox, tu l'hai potuto fare perché sei in una terrazza, perché hai i muri, perché hai lo spazio. Io che ho un tetto a falde, come faccio? Lo so, ragazzi, lì è un po' più complicato, ma si può fare, perché basta installare dei paletti di almeno 50 cm, 60 cm sopra il livello dei pannelli e poi da lì andare a montare questa rete, tirarla il più possibile, così che quando cade la grandine è attutito dalla rete. Perciò, come visto, una soluzione c'è. Ragazzi, in questo momento la temperatura non supera i 44 gradi, ok? Cosa che invece prima andava abbondantemente alla 55, 50, anche a volte 60 gradi. Qui per esempio siamo a 39, 38 su questi con inclinazione 0, si va a punte di 43 qui sulla parte diciamo più coperta, invece su questo spigoletto scoperto si vola a buoni 50, ok? Perché giustamente ancora qui in questa zona non c'è la rete messa. Andrò a mettere appena preso l'altro materiale. Allora, andiamo a prendere questo che è un luxmetro, ragazzi, e andremo a fare delle misurazioni tra questa zona che è la zona coperta e quella zona che è ancora la zona scoperta. Già ad occhio si vede che qui c'è una piccola percentuale in meno di luce, però andiamolo a vedere conti alla mano. Perciò luxmetro posizionato, ok, ci spostiamo, 739, ok, perciò in questa zona che c'è la rete sopra, 739, 740. Bene, andiamo a vedere dove ancora non c'è la rete, così da vedere effettivamente quanto incide questa copertura. Il mio impianto, continuo a ricaricare le batterie, continuo ad alimentare la qualsiasi. E questa è la zona non coperta. 7,94, ok? Zona non coperta, vedi? Piccolissima differenza. Questo sta a significare che io mi sono risolto, numero uno, il problema del calore sui pannelli, perché ora questa piccola differenza di lux viene anche, diciamo, trasformata in una maggiore efficientamento dell'energia
dell'impianto, perché meno luce penetra nei pannelli e meno infrarossi penetrano e sbattono sui pannelli, perciò meno calore. Perciò i pannelli mi lavorano sempre ad una temperatura ottimale e non si sovrariscaldano come facevano prima. In più, la produzione ce l'ho sempre, piccolissima, come avete visto, può essere quanto un 5%, comunque a picchi di 4 kW senza nessunissimo problema. E comunque, ripeto, ancora il lavoro non è terminato, ancora devo andare a terminare gli ultimi 4 metri di rete e poi qui andare a mettere un'altra bella fila di pannelli solari. Questi ragazzi forse li andrò a togliere, sono dei 370, ok? Li andrò a togliere perché? Perché lascerò solo quelli alti. Qui andrò a montare due file da 550 watt. Almeno questo è il mio progetto, così da incrementare ancora di più la potenza del mio impianto. E montando 10 da 550 arrivo a 5 kW e mezzo di pannelli, ok? Da questo lato, più qui c'ho altri 3,8 kW, 3,9 kW, perché come picco riesco a salire tantissimo con questi pannelli. Come abbiamo visto in passato, ragazzi, arrivavano anche a produrre 4 kW solo loro 10. Perché? Perché, ragazzi, l'efficienza, sono pannelli nuovi e anche la tecnologia stessa lo permette. E poi comunque arriviamo a una potenza totale dell'impianto di circa 9 kW e per me è più che sufficiente, ragazzi. Perciò questi 5 possibilmente li darò via per prenderne altri 10 da fare due file 5-5, ok? Per sì, tu mi dirai, Fox, ma ti lavoreranno male perché nel periodo estivo ti prenderà ok sole, ma nel periodo invernale avrai tutto qui ombra. È vero, ragazzi, è vero. E infatti li andrò a studiare in maniera differente. Ragazzi, niente, se il progetto vi è piaciuto, se l'idea vi è piaciuta e so che a tanti di voi, ragazzi, questa idea farà gola e la replicheranno, qui è tutto, ciao belli, a tutti e al prossimo video.